Per queste giornate del G20 sono state impegnate più di 5.000 persone tra carabinieri, polizia, esercito, guardia di finanza. Ogni giorno più di 5.000 uomini e donne hanno mantenuto la sicurezza di questa città e tra questi ci sono gli uomini della polizia fluviale. Ispettore, ieri per il passaggio del corteo americano con il presidente Biden, questo è stato uno dei punti più attenzionati al mondo. Noi eravamo predisposti qui sotto con il gommone e con le autovetture sulla banchina, proprio per scongiurare attività di qualsiasi genere, sia dal punto di vista di attentato che di manifestazioni da parte di persone esterne al corteo. Sulle banchine avete dovuto sfrattare gli invisibili. Diciamo che questo tipo di attività è un'attività che noi svolgiamo quotidianamente, il controllo del territorio e quindi di tutte queste situazioni. La Questura di Roma con gli altri enti si prodigano per cercare di mantenere la sicurezza sulle banchine.